La storia di Franco l'ho conosciuta prima, quando ero in un altro incarico e a livello nazionale mi occupavo dell'assistenza del personale in difficoltà. Quindi l'ho conosciuto dalle carte e quello che traspare è la vita di un carabiniere normale, come ce ne sono 110.000 in Italia, no? Di una persona che fa un lavoro, che ha scelto di farlo sin da giovane, che ha scelto di farlo in maniera impegnata al servizio della collettività e che dopo tanti sacrifici in Italia e all'estero si trova a dover combattere anche con qualcun altro che forse contro il quale ha qualche difficoltà. Francesco De Angelis, brigadiere dei Carabinieri, 32 anni al servizio dello Stato, operazione anticamorra e missioni all'estero. Una carriera piena zeppa di meriti ed onorificenze e con neoplasia al cervello e al polmone a seguito del contatto con l'uranio impoverito. L'iter per farsi riconoscere la causa di servizio è stato lungo, come lungo e tortuoso è stata la sua battaglia per denunciare la verità sulla questione dei soldati venuti a contatto con il materiale radioattivo a seguito di missioni di guerra. La sua vita è stata presentata in un libro, Quando tutto cambia, ieri al comune di Castel San Giorgio, alla presenza di molti ufficiali che hanno conosciuto ed apprezzato il lavoro di Francesco. E tutto questo è nato dalla mia storia. Da carabiniere che sono stato in zone ad alto rischio e poi è nata questa malattia e contro tutta questa malattia ho dovuto combattere con uno stato burocratico per avere riconosciuto i miei momenti. Allora in tutto questo ho pensato di far conoscere la gente come viviamo noi, in che mondo viviamo noi e chi siamo noi veramente i carabinieri per la gente, non solo in Italia ma pure all'estero. Sappiamo fare il nostro, dove ci siamo fatto riconoscere e oggi lo do alla conoscenza di tutta la gente. A Nocera io sono stato 6 anni, come se fosse un miracolo si è creato un piccolo gruppo di personale, molti sono qui presenti, che venivano da questa esperienza di Castellammare e quindi che già si conoscevano, quindi sono riusciti a creare quasi lo stesso team che ha creato e ha portato veramente una linfa in più alla compagnia di Nocera Inferiori con veramente dei risultati eccezionali. Con lui abbiamo vissuto dei momenti molto esaltanti, lui è una persona invincibile. Cioè sostanzialmente lui si ritiene tale e continua ad esserlo perché veramente ha una forza che dà forza soprattutto agli altri, dà la forza alla sua squadra esterna, dà la forza un po' a tutti. È una manifestazione bellissima perché è una manifestazione in cui noi possiamo celebrare ed onorare un servitore dello Stato, un rappresentante della benemerita che si è fatto valere sul territorio, anche se ha contratto purtroppo per l'uranio impoverito una patologia molto brutta e noi gli auguriamo ogni bene e soprattutto gli auguriamo la guarigione. È un onore per noi avere il suo libro, ma è un onore anche avere vertici dell'arma. Francesco è stato un grande servitore dello Stato e oggi purtroppo a seguito di una malattia è stato collocato in pensione. Francesco ha un curriculum che è veramente importantissimo.